Quel progetto che la Sapienza ha portato al Soar Decathlon Middle East di Dubai lo scorso novembre 2018 si chiama Restart for Smart. Il titolo indica proprio la volontà di ripartire dalle tradizioni del passato dell'architettura per però realizzare un edificio per il XXI secolo, un edificio smart che sia green e alimentato dalle fonti energetiche rinnovabili. Il numero 4 indica non solo la tendenza verso un nuovo tipo di architettura, ma anche quattro elementi che contraddistinguono in modo innovativo il progetto stesso. Questi sono lo shape, quindi la forma dell'edificio, che non è casuale, ma è stato il risultato di un attento studio delle condizioni climatiche, ambientali e anche culturali del luogo degli Emirati per realizzare una forma che fosse in perfetta armonia con il contesto, in grado di sfruttare quindi le risorse naturali, il vento, il sole e così via. Il secondo elemento innovativo è l'involucro, Smart Envelope, e l'edificio è dotato di una skin particolarmente prestante dal punto di vista energetico, in grado di resistere alle altissime temperature che caratterizzano il clima di Dubai. Systems è il terzo elemento, il terzo pilastro su cui poggia il progetto, ossia i sistemi impiantistici della casa in termini di efficienza energetica delle lampade, delle apparecchiature, degli impianti di condizionamento, tutti di ultima generazione, tutti in grado di dare il massimo comfort con il minimo consumo di energia. L'ulteriore elemento di innovazione, il quarto pilastro, rappresenta lo smart living, quindi smart people, la possibilità di avere un sistema domotico perfettamente integrato con l'edificio, sia nella parte impiantistica che negli elementi dell'involucro, in grado di gestire in modo automatizzato l'intera casa in accordo con il contesto ambientale, con il costo dell'energia, con le previsioni del tempo, su tutte quelle informazioni che caratterizzano la rete globale. Questo elemento di gestione domotica consente un rapporto continuo con l'utente di reciproco apprendimento, quindi l'utente apprende dalla casa e quindi migliora i propri comportamenti, il sistema apprende dall'utente per adattare il funzionamento della casa alle sue necessità. L'insieme di questi quattro elementi è portato avanti grazie anche a una modalità di progettazione altamente innovativa che fa fulcro sulla BIM, ossia del Building Information Modeling. Fin dall'inizio la casa è stata simulata da tutti i suoi punti di vista architettonico, prestazionale, economico e dei tempi di realizzazione e simulata in tutte le sue prestazioni, fino ad ottenere un progetto che prima ancora di essere realmente realizzato fosse realizzato digitalmente e quindi consentisse di valutare a priori tutte le prestazioni nell'arco del ciclo di vita, sia in termini di consumi che in termini di costi di trasporto, che in termini di costi di smontaggio e così via. Questo è stato un elemento importante che ha guidato tutto il progetto, che è stato condotto da un team multidisciplinare che ha coinvolto oltre 100 studenti nell'arco dei quasi 3 anni di 3 facoltà architettura, che ha guidato la competizione, ingegneria civile e industriale e sociologia e comunicazione. Questi studenti, poi in un numero di una cinquantina, hanno collaborato stabilmente, una trentina di loro sono poi arrivati alla fase finale a Dubai ed hanno fisicamente realizzato la casa e l'hanno operata, quindi l'hanno resa funzionante durante i 20 giorni della competizione.